RLB dicembre 2015, il primo anno di Radioattiva. Ma è bellissimo questo jingle, l'avrò mandato forse 10 volte, però questa volta lo faccio con un cantante, uno di quelli che ci ha accompagnati in questo ultimo anno, tra l'altro il primo vincitore del Radioattiva Summer Festival. Beh, sì. Eccoti, Alfredo Bruno. Ciao, ciao RLB, ciao. Come va Alfredo? Bene, Vale, tu come stai? Bene, bene, tu sei stata una delle nostre voci canore per eccellenza, diciamolo. Diciamo che ho avuto questa fortuna, sì, assolutamente. Fortuna nostra, sì, sì, sì. Tanti progetti, tante idee, abbiamo ascoltato il tuo singolo, il tuo singolo che poi è andato in rotazione radiofonica, sì. tantissimo. L'ho appena ascoltato, quindi sì. È bellissimo. Progetti futuri? Allora, diciamo che progetti futuri ce ne sono un po' tanti. Quello principale è che abbiamo prodotto questa canzone che si chiamerà La canzone d'amore più bella che c'è, scritta da me, da Cecilia Cesario, e ho avuto la fortuna di farla arrangiare da Nicco Verrienti, che comunque è adesso arrangiatore, produttore e autore di brani per Emma, per Alessandro Amoroso, per Francesco Renga, per Antonello Venditti. Fantastico. Per Giuseppe Ferreri, insomma, è e un poi per bellissimo Alfredo lavoro. Bruno, e poi per Alfredo Bruno. Cioè, e poi, anche diciamo, il nostro direttore. Ma io quando sento parlare di musica mi inserisco un po'. Perché non me lo fanno mai fare, allora... Vabbè, no, dai, adesso puoi. Adesso poi puoi. Io ho apprezzato tanto il singolo che sentiamo e abbiamo sentito tantissimo, no, di Alfredo. Sì, sì. E devo dire che ha una voce, questo ragazzo. Ha una voce, bellissima. Diciamo che un po'... Lo seguo anche su Facebook. Lo seguo anche su Facebook e ogni tanto fa quelle cose. Ci seguiamo a vicenda, ci divertiamo. Sì, è vero. Volte sono anche un po' schizzato, dovete sì. sapere. No, ma vabbè, ma l'hai detto tanto, tu, l'hai sì, detto vabbè, tu. Assolutamente sì. Diciamo che ho avuto problemi con il mio profilo Facebook perché ma infatti mi hai fatto la richiesta d'amicizia nuovamente, ecco, insomma, forse mi è esploso il profilo. Mi è esploso, bravissima. Esploso il profilo. Quindi, insomma, questo singolo che noi abbiamo, Non ci sto, verrà spodestato presto, Alfredo, così almeno si spera. Raspode è stato, si spera, presto, da questa canzone che comunque sono davvero felice di presentare, perché è il primo pezzo scritto da me, quindi comunque da qui inizia un percorso che è più intimo che quello cantautorale. Certo. Quindi speriamo vada bene, anzi dopo Lara Mundo l'ha già ascoltata. Ah, magari sì, dopo sì. Me allora la faccio, siamo offese. Dopo, direi che... dopo no, me Valentina? La farò ascoltare. Dopo vero, me la farò ascoltare. Vero, okay, vero. Okay. Vabbè, noi ci auguriamo. Vabbè, ti auguriamo un 2016 davvero ricco, ricchissimo. E nello stesso tempo ci auguriamo che questo singolo tu lo presenti qui in radio. Ah, assolutamente sì. Da dove? Dove lo vuoi presentare? Facciamo un RLB Social Day, tutti su RLB sintonizzati per ascoltare il singolo di Alfredo Bruno. Oh. Io intanto, ragazzi, sì. Vi ringrazio per avermi invitato un'altra volta. Grazie davvero di cuore. Grazie Simona per essere qui. Ti sono sempre grazie felice Valentina, di grazie RLB e buon compleanno. Oh, finalmente. Ce lo buon canti? Compleanno. Ce lo puoi cantare? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday RLB. Happy birthday to you. Vabbè, basta, dai, che poi dai, Alfredo Bruno. Oh, ciao, stavamo grazie. Sognando. Allora, grazie ancora Alfredo, ciao, in Alfredo. Bocca al lupo ciao. E buon 2016. A tra poco.